Pace bene, ben trovati anche oggi, il nostro appuntamento con la santità e oggi 24 febbraio vogliamo ricordare la beata Giuseppa Naval Girbès. Ascoltiamo la sua storia. Josefa nasce l'11 dicembre del 1820 ad Algemesí, in Spagna. Fu la prima di sei figli e ricevette la cresima e la prima comunione prima dei 10 anni. Le morì la mamma quando aveva appena 13 anni e fu costretta a lasciare la scuola per trasferirsi nella casa della nonna e dello zio materno, per badare alla casa e a tutti i familiari. A 27 anni le morì la nonna e Josefa divenne la responsabile della famiglia. Non tralasciò la vita parrocchiale, divenendo figlia spirituale del parroco Don Gaspare Silvestre e facendo la comunione ogni giorno. Compiuti 18 anni, si consacrò a Cristo col voto di castità. I suoi tre principi ispiratori erano l'obbedienza, la laboriosità e la perseveranza. A 30 anni, con la guida del parroco, fece diventare la sua casa il luogo dove incontrare le amiche, per fare formazione morale e spirituale, e il laboratorio dove insegnare gratuitamente il ricamo imparato da piccola. Il lavoro era accompagnato da meditazioni, giaculatori e cantici, preghiere, pie letture. Questo suo modo di vivere portò molte ragazze a scegliere la vita consacrata. Lei però non poté sceglierla. Fu infatti una monaca di casa che consigliava donne e uomini e fu pacificatrice di discordi familiari. Morì dopo una lunga malattia il 24 febbraio del 1893, circondata dalle sue figlie spirituali. Il 20 ottobre del 1946 le sue spoglie mortali furono traslate nella parrocchia Basilica di San Giacomo di Algemesí. Papa Giovanni Paolo II la proclamò beata il 25 settembre del 1988. I Carmelitani Scalzi ne fanno memoria il 6 novembre. Quella della beata Giuseppa è una storia molto interessante che porta al centro uno dei luoghi della nostra vita, che è la casa. Lei, rimanendo a casa, invitava queste ragazze e un po' con il pretesto dell'attività pratica del ricamo, riempiva il loro tempo con la preghiera, presentando la figura di Gesù. Tante ragazze si sono avvicendate in questa casa, nella bellezza di questo stare insieme, nell'intimità. Hanno raccontato la loro storia, i loro problemi, hanno trovato un aiuto. La riflessione che faccio io è appunto sulla casa, la casa come luogo di santità. Forse le nostre case non sono diventate più il luogo della relazione, forse le nostre case sono diventate il luogo dove io costruisco il mio piccolo mondo e gli altri devono stare fuori. Così si perde una grande occasione. E pensiamo per esempio alle feste dei bambini che prima, fino a pochi anni fa, venivano fatte nella casa. La nonna, la mamma preparava la torta, magari la cuginetta più grande preparava dei giochi. Adesso tutto è delegato fuori dalla casa e noi stiamo perdendo l'intimità con le altre persone, stiamo perdendo le relazioni. Allora lo stimolo della beata Giuseppa può essere proprio questo, l'invito a aprire la nostra casa, ad accogliere le persone nella nostra casa senza timore di non avere magari un ambiente all'altezza dell'ospitalità, perché chi è che ospita più che l'ambiente è la persona che accoglie. Siccome sono sicuro che tutti voi che state ascoltando avete un cuore grande, proprio questo preghiamo alla Beata Giuseppa che interceda affinché la nostra casa possa diventare un luogo caldo, accogliente, un luogo dove i problemi delle persone possano essere ascoltati e risolti per ritornare alla pace, soprattutto per quanto riguarda la vita dei più poveri, che forse sono i giovani. Allora preghiamo insieme. Beata Giuseppa, prega per noi.